Voglio far vedere una cosa dove è protagonista un signore, un giovane uomo, che è diventato molto importante negli equilibri del Movimento 5 Stelle. E anche su sta storia ci ha messo lo zampino Emilio. Vediamo chi è, dopodiché parlerà Emilio. Prego. Stiamo vedendo una scena di cui non conosciamo gli aspetti, potrebbe esserci il grillo oppure uscire nessuno. Quello comunque è Lucci. Vediamo tutto il Barnum. Casalino, ecco! Quando parla Luigi? Penso tra un paio di ore. No, forse prima dei TG. Prima del TG1. Del TG1! Sì, prima dei TG. Adesso è in corso una riunione con Grillo e Casalino. Sì. Infatti è quella che io devo... Dammi un bacetto. No. Ecco, eccoli. Abbiamo la scena madre, il caso di dire, di questa consultazione elettorale, il bacio Lucci-Casalino. Che la situazione è grave ma non seria, come è abbastanza evidente anche da vabbè. Purtroppo sono immagini che avremmo evitato di vedere se non fossero state in diretta. Che c'entra Emilio Fede con Rocco Casalino? Era stato uno degli ospiti dalla prima edizione del Grande Fratello e guarda caso Gori, che era il responsabile della rete, sì, ha voluto che io entrassi, solo strano, vestito da Babbo Natale. Babbo Natale, sì. Sì, vestito da Babbo Natale. E c'era anche Rocco Casalino. Quando è finita quell'edizione, Rocco Casalino è venuto da me in segreteria, dove io non licenziavo ma aiutavo. E Rocco Casalino mi dice: direttore, aiutami, non so che cosa fare adesso. C'è questo movimento che sta per nascere, che sarebbe stato... Vai lì dentro, dai, però giornalista, no? Prima a fare giornalista. No, ho detto, vai a fare, offriti come PR, come per pubblica relazione. È andato. È diventato non il numero due, ma secondo me il 1 bis, perché ha saputo mantenere il riservo, parlare poco, eccetera. Posso aggiungere che mi è arrivato un messaggio di Maio che ha detto: ti ringraziamo per Rocco Casalino. Signori, che questo è un colpo di teatro. Sì, esatto. Grazie, hai posizionato anche Emilio, vedi? Allora, come vedi, sta per arrivare una delle regine romane fantastiche, lo state vedendo, Marisela, bella come il sole. Ma volevo dire, è diventato non il numero, io dico il numero uno bis, perché ho anche specificato in un tweet Instagram, non mi ricordo, perché ha mantenuto il riservo totale, che è quello che in politica vale. Lui non parla, non commenta, non dice, ed oggi molte cose si muovono. Emilio Fede, grazie. Prego, direttore. Scusa, ma possiamo fare insieme cosa? Che figura. Aspetta, facciamo un attimo. 1, 2, 3, che figura.